Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo con Jo. Saluta Jo. Ciao! Avete già avuto modo di conoscere la mia nipotina Giordana. Abbiamo fatto già due video a tema creatività bambina e vi lascio qui il link sia del primo che del secondo video. Allora, oggi andiamo a realizzare questi bellissimi calchi. Ecco, vedete qui c'è il calco di una manina e vediamo subito com'è il nostro kit. Allora, questo è tutto quello che noi abbiamo all'interno del kit. Quello che cos'è, Jo? Te lo ricordi? Sì. Come si chiama? Tutta Ok, invece queste sono le nostre plastiline colorate, sono sei confezioni. Questo che colore celeste, è? Questo? E bianco, questo? rosa. Brava. Poi abbiamo dei fogli di carta da forno per evitare appunto che si attacchi la nostra plastilina. E infatti ci conviene anche, brava, quello è un arnesetto, tra l'altro dovrebbero essercene altri se non sbaglio. Ecco, questo è un altro. E ci serviranno appunto per tagliare la nostra plastilina. Ok, vorrei fare una piccola precisazione. Come vedete qui nel retro è privo di glutine, privo di proteine, di arachidi, di lattosio e lavabili. Quindi se per caso il vostro bimbo o la vostra bimba dovesse inghiottire un pezzetto di questa pasta non è assolutamente tossica. Ci tengo a specificarlo perché comunque sia è una pasta che utilizzano molto i bambini. Qui c'è una piccola diapositiva del forno, ovvero 1 ora a 50 gradi. Vediamo se c'è scritto anche qui. Allora, spianare la plastilina e con l'utensile fornito applicando la forza ritenuta necessaria, produrre l'impronta della mano del bambino e eventualmente creare un foro con l'utensile di lavorazione per poterlo appendere, lasciare asciugare 24 ore oppure indurire per un'ora nel forno a 50 gradi girandolo di tanto in tanto. Come prima cosa prendiamo un foglio di carta da forno e lo attacchiamo sulla nostra superficie, ne prendiamo uno, tanto basterà, e con lo scotch lo vado ad attaccare. Abbiamo attaccato la nostra tovaglietta e adesso iniziamo dalla plastilina color azzurro perché a Giordana piace moltissimo. Ok, utilizziamo questa. La vogliamo aprire? L'apro io? Ok, allora c'è un'apertura qui, tipica Poi delle abbiamo confezioni, gli altri. certo, delle confezioni di gelati, in questo modo qui. Allora, sentiamo l'odore. L'odore è molto molto simile a quello del Didò. Senti? Senti l'odore, amore? Te ne dà un pezzettino, è bella, vero? Molto molto morbida. Vedi un pochetto se ti piace come consistenza. Ti piace l'odore? È veramente molto morbida. Guardate qui, sembra un butter slime, veramente veramente soffice e anche piacevolmente fresca. Ecco, vedete anche qui c'è il logo, insomma, no proteine, no glutine. Perfetto. Allora, Gio, facciamo una pallina così, guarda, mettiti un po' più avanti con le manine. Bravissima. Così, guarda, rotola tra le mani. Bravissima. Ok, adesso mettila davanti a te. Prendiamo il mattarello, lo fa prima zia. Aspetta, lo fa prima zia, così ti fa vedere come si fa. Prendiamo il mattarello e facciamo una leggera, ma proprio poca, poca pressione, ok? Deve diventare una piadina così. Piano piano, avanti e indietro. Perfetto, bravissima. Stop. Adesso la rigiri in questo modo. Che bello. Eccola qua. Ok, fallo anche tu. Bravissima, aspetta, alza. Vai. Ok, allora prendiamo una formina del genere, non so se riesco a farvelo vedere, che è un fiore, e con un pochino di forza andiamo a fare questa formina così, ok? Andiamo a prendere un altro colore. Se tu vuoi la mia Il colorosa. rosa? Ok, apriamolo. Guardate qui, questa consistenza è davvero molto molto bella. Apriamo un'altra confezione perché adesso dobbiamo fare un calco della manina, anzi delle manine di Gio, ne facciamo due ovviamente. Quindi prendiamo l'altra. Adesso dobbiamo fare il calco della tua manina. Fai una pallina, amore. Adesso, come prima, quindi dobbiamo appiattire questa parte qui. Ok,
Ed ecco, il calco della manina di Joe dobbiamo farlo asciugare e adesso facciamo anche l'altra parte, che è praticamente questa. Che bello! Ci piace tantissimo. Guardate qui quanto è morbida questa plastilina. Infatti sembra quasi umida. Siamo all'inizio a utilizzare quello. Guarda che bella, Gio. Ti piace? Adesso la vado un po' a ritagliare. Questa è la nostra manina. Adesso vado a ritagliare anche l'altra. Fa pure le formine a casa, c'erano Veramente? pure le mie, gli do. Ah, sì? Ma senti un po', Nana, ma a te piace lavorare con il didò, con la plastilina? Io so che a te piace tantissimo. Senti, ma lo vogliamo dire a questi nostri amici creativi? Quanti anni hai? 3 anni? E come si fa 3 anni? Fammi vedere quella manina. Un po' più in basso, amore? Un po' più giù? Che brava che sei. Prendili. Questa è l'altra. Ci facciamo anche qui un piccolo segno di riconoscimento. E voilà. Adesso facciamo una bellissima rosa. Tu mi aiuti, amore. Queste sono tutte le nostre formine che abbiamo realizzato. Le andiamo a cuocere nel forno a 50 gradi per 10 minuti, appunto, in modo che si induriranno prima, ma voi potete farle asciugare direttamente all'aria. Prima di concludere, abbiamo una new entry. Vedete qui un piedino ed è la sorellina di Joe. Come si chiama la sorellina tua, Joe? E quanti anni ha? Quasi un anno. Ok, faremo con quest'altra pasta il calco della sua manina. Adesso, prima. Che cosa facciamo? Prima la appiattiamo e poi con il mattarello la spianiamo. Questa è la nostra manina che apriamo, vero Sveva? Ok. E abbiamo anche il calchetto della manina della sorellina. Eccolo qui, non so se lo vedete. Queste sono tutte le creazioni che abbiamo realizzato insieme. Le ho cotte nel fornetto statico e sono abbastanza dure, come vedete. Come potete notare, con la cottura si sono leggermente schiarite. Vedete, all'interno è un po' umido, quindi significa che quello all'interno ancora si deve asciugare un pochetto. In ogni caso, in questo modo lo lascio asciugare all'aria anziché rimetterlo in forno. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!